Il sindaco Roberto Gambino ha firmato ieri l'ordinanza antibotti di Capodanno nella zona del centro storico, resa da subito esecutiva. Dalle ore 18 di oggi, 31 dicembre, è vietato l'uso di petardi, fuochi d'artificio e spray urticanti. Il divieto durerà fino alla fine del concerto di fine anno. Le zone off-limits a cui si riferisce l'ordinanza riguardano Corso Umberto nel tratto interessato al concerto e Piazza Garibaldi ed in tutte le strade di accesso a queste ultime. Per i trasgressori, oltre all'applicazione delle eventuali sanzioni penali e amministrative previste dalle norme vigenti, la violazione dell'ordinanza comporterà una sanzione amministrativa pecuniaria che andrà da 25 a 500 euro. Questa è una richiesta fattaci dal tavolo per l'ordine e sicurezza pubblica, per cui la Polizia Amministrativa ci ha chiesto questa ordinanza. Noi l'abbiamo fatta immediatamente, proprio per evitare che ci siano non solo i botti, ma anche delle famose spray urticanti o cose di questo genere, per cui per evitare problemi di panico. Prevediamo che all'interno della zona di Corso Umberto ci siano parecchie presenze stasera perché il concerto di Francesco D'Aleo è molto atteso. Auguriamo a tutti quanti di divertirsi, noi saremo in piazza a divertirci insieme a loro e raccomandiamo a tutti i ragazzi che saranno presenti di evitare atti particolari, tipo anche gettare solo la carta per terra. Sarebbe bellissimo chiudere il concerto con la piazza pulita, sarebbe veramente molto bello. Nessuna ordinanza che inibisce il divieto generale. Come mai questa scelta? Questa è una scelta perché, a parere mio, a mio modesto parere, chi la fa oggi fa solo demagogia, perché si doveva fare 3 mesi fa e vietare la vendita dei botti. Perché chiaramente ci sono delle aziende che sono state autorizzate dal SUAP, io non posso andare a vietare l'uso del botti una volta che ho autorizzato la vendita. Quindi chi i sindaci che fanno il divieto dei botti soltanto l'ultimo giorno, obiettivamente secondo me fanno solo demagogia, io non sono assolutamente d'accordo. Dall'anno prossimo noi andremo a lavorare su questo e vieteremo la vendita dei botti, come vieteremo l'autorizzazione ai circhi che usano gli animali. Per cui queste sono delle cose, delle promesse che faccio a fine anno, perché noi la tutela degli animali ci teniamo sul serio e non così tanto per.